Ho preso appunti, però ovviamente come al mio solito continuerò a parlare a ruota libera. Benvenuti in questo nuovo video, adesso lo devo poggiare qui e riuscire a fingere di non guardare giù. Ciao, nuovo video, nuova tipologia, una tipologia di video che non avevo mai portato sul canale, però ho pensato che magari potrebbe diventare anche un appuntamento, una serie, non lo so. Questo sarà le 5 cose che hanno cambiato la mia vita, 5 cose che hanno cambiato la mia vita, però ho pensato che se dovesse piacervi come tipologia, se si creerà un bello scambio, magari lo potrei ampliare a più categorie, le 5 canzoni, i 5 libri, le 5 esperienze, non lo so perché 5, magari facciamo anche 10, 20, 30, non leghiamoci ai numeri. Ragazzi, non leghiamoci ai numeri. Vabbè, in questo caso 5, perché il 5 mi ispira. 5 cose che hanno cambiato la mia vita. Tra l'altro, vorrei ricominciare a fare video con una cadenza più frequente, perché negli ultimi mesi i video sono stati un po' saltuari. Vorrei fare quindi 2 video a settimana. In genere io li pubblico il martedì e il venerdì, però vediamo, tra università, esami e impegni vari, vediamo come riesco ad impegnarmi. In ogni caso, se non mi trovate su YouTube, rimango su Instagram, rimango nella vita. In particolare su Instagram mi trovate come Maybe Simona. A proposito, non lo faccio mai, però vi ringrazio perché stiamo crescendo col canale e siamo a 84.000 iscritti, forse anche di più, non lo so, però grazie, grazie davvero. Partiamo con il video. La prima scelta che ha cambiato la mia vita è sicuramente il vegan, l'alimentazione vegana. E onestamente l'ultimo punto che ho inserito nella lista quando stavo preparando appunto questa lista per poi fare questo video è, appena l'ho pensato, ho detto cavolo, ovvio, ovvio che devo parlare di questo e ci tengo a inserirlo come primo punto, perché per me è stata una scelta molto spontanea, molto naturale, è avvenuta quando avevo circa, adesso non ricordo bene, 15-16 anni, sì, 16 anni, facciamo così, adesso per fare 22. È una scelta che, quella dell'alimentazione vegana, è avvenuta per me in modo molto naturale, però mi ha dato sempre un modo e una motivazione in più per sperimentare, per scoprire, per approfondire e come posso dire che non ha cambiato la mia vita, insomma. Per me è una parte così fondamentale e integrata nella mia vita che ho fatto fatica a riconoscerlo come punto isolato, perché, cioè, per me fa parte di me ormai, è così spontaneo per me che non ci avevo pensato, però sì, alimentazione vegana sicuramente. Molto collegato all'alimentazione vegana è il cambiare prospettiva. E sì, secondo me è una delle cose interconnesse a questa scelta, perché io sicuramente ho cambiato prospettiva nel modo in cui guardavo a quello che era il cibo, a quello che era un contesto che mi circondava, e quindi cambiare prospettiva. In particolare, io ho imparato a cambiare prospettiva quando ho fatto un percorso molto lungo con una psicologa, ed è stata proprio lei che piano piano mi ha aiutato a capire che molto spesso non possiamo cambiare quello che ci circonda, non possiamo cambiare le realtà che non ci stanno bene perché non dipendono da noi. Noi possiamo cambiare il modo in cui noi le vediamo, il modo in cui noi le affrontiamo e fondamentalmente possiamo cambiare il modo di vedere le cose. Questo sì, ci possiamo lavorare su e poi è un click. È un click e cambi prospettiva. E se una cosa la guardi da un punto e sembra storta, guardandola da un'altra prospettiva, magari riesci a vederne i lati positivi, quello che ti ha insegnato, quello che ti. Che il motivo per il quale magari tutta quella situazione in realtà ti è servita per diventare quella che sei, quello che sei. E poi banalmente parlando, cambiare prospettiva nell'arte, nelle passioni, nelle scelte di vita, cambiare scuola, cambiare università, cambiare amicizie, cambiare relazioni, cambiare prospettiva vuol dire evolvere. Passiamo a una cosa un po' più materiale, ovvero reggiseno. È un tema che sicuramente meriterebbe un video a parte, magari non escludo di farlo se dovesse essere di vostro interesse, anche perché è una cosa che per me è stato un cruccio per tempo e tempo e tempo. E direi che questa evoluzione si è percepita anche all'interno del mio canale con i miei video. Ho un po' di problemi con questi top perché o mi stanno male o non so come metterli per via del reggiseno, perché questo qui ad esempio non ha
farebbe vedere tutte le spalline, non era il massimo. In realtà ho comprato un reggiseno a fascia. È un periodo in cui sto valutando un pochino la questione reggiseno, perché veramente il reggiseno sembra una cavolata, però fa venire a volte certi di quei mal di schiena. Provate. Cambiare prospettiva per quanto riguarda il reggiseno mi ha cambiato la vita. È una cosa che prima non entrava nemmeno tra le possibilità di scelta per me. Ho sempre avuto un seno abbondante, quindi ho sempre usato il reggiseno per reggere il seno. Ma entrare nell'ottica che effettivamente molto spesso iniziavo ad usarlo, continuavo ad usarlo più per la forma che per l'utilità, mi ha fatto capire che ne potevo fare tranquillamente a meno in molte circostanze, in molte ancora non posso, perché ripeto, non ho un seno piccolissimo e non lo dico per vanto, perché a me non cambia niente avere un seno grande e un seno piccolo. Mi dispiace doverlo specificare, però ogni volta che dico questa frase c'è sempre qualcuno che fa ma tu non hai un seno grande? A parte che non è questo il punto. E poi non si vince niente ad avere le tette grandi o le tette piccole. Fatto sta che il punto è che cambiare la prospettiva nel poter o no usare il reggiseno in determinate circostanze mi ha letteralmente cambiato la vita. Prima di tutto la schiena, la postura, il modo in cui percepisco anche la forma, riscoprire una forma di un seno naturale che non è per forza la forma di due coppe messe così, di un seno che ti arriva ad altezza collo, bellissimo per carità, però non è molto naturale e va bene così. Ho riscoperto questa possibilità, sembrerà scontato per alcune di voi, parlo al femminile perché penso sia uno dei temi più strettamente legato alla sfera femminile, però non si sa mai, alzo le mani, anzi fatemi sapere. E insomma, il reggiseno non è obbligatorio, ragazze. Se qualcuno non ci avesse mai pensato, perché io non ci ho pensato, si può vivere anche senza. Fatemi sapere se volete un video più approfondito, poi ne parliamo meglio. Procedo più o meno nella stessa linea, parlando di ciclo e mestruazioni, e in particolare la scelta che ha cambiato la mia vita, la cosa che ha cambiato la mia vita in quest'ambito è l'acqua mestruale. Ne ho parlato più e più volte, ho fatto se non sbaglio due video molto vecchi sul mio canale, tra l'altro di un video sono molto contenta, cioè di entrambi, però un video è molto vecchio e diciamo che è stato uno dei primi video sul tema coppetta mestruale che è iniziato a girare sul web, su YouTube insomma, e sono molto contenta perché un sacco di ragazze mi hanno scritto, di persone che insomma hanno usato la coppetta mestruale, mi hanno detto che ha cambiato letteralmente anche a loro il rapporto che hai con il tuo corpo, con il tuo ciclo. Vi lascio in ogni caso i video qui sopra in questione se volete andare a dare uno sguardo. È un tema che merita tantissima attenzione e io vorrei fare altri mille e mille video su questo tema, perché è una cosa che letteralmente ha cambiato la vita, ha cambiato il rapporto che io ho con il mio corpo, con la mia sessualità, con l'esplorazione e anche con la cura e la salute, perché usare la coppetta mestruale è un modo per anche valutare qual è lo stato di salute del proprio corpo, come il proprio flusso, il colore, l'odore. Sembrano cose banali, ma ragazze, assolutamente non è una cosa da sottovalutare. E averla scoperta in tenera età, nel senso che ho iniziato ad usarla forse sì verso i 16-17 anni, non ricordo bene, però sono anni ormai che la uso, mi ha dato davvero un click per approfondire una cosa molto importante e che spesso, se non approfondita con la giusta normalità che sia, può diventare un tabù. Quindi assolutamente coppetta mestruale tutta la vita, per varie motivazioni, dalle più etiche, ecologiche o di sfera personale possibile. Sono del team diffondere il verbo coppetta. Ultima cosa che ha cambiato la mia vita, assolutamente non per importanza, è la chitarra. Aver imparato a suonare la chitarra. Banalmente partirei dal punto che io ho imparato a suonare la chitarra dopo una rottura, quindi da una, in particolare di una relazione. Quindi dal rompere una relazione, sofferenza, nasce una cosa nuova, una cosa mia, che mi ha letteralmente cambiato la vita. Ha cambiato il rapporto che ho con la musica e quindi ha cambiato la mia vita, perché la musica è una parte fondamentale della mia vita. Imparare da autodidatta la pazienza è una parola grande per me, perché sono una tra le persone più impazienti al mondo, penso. Comunque sì, la pazienza di aspettare, imparare, impegnarsi, dedicarsi, avere dedizione e fiducia.
E quindi imparare a suonare la chitarra per me è stata una svolta perché mi ha dato un cambio di prospettiva, una chance per uscire da un periodo sicuramente difficile e brutto come può essere la fine di una relazione importante, però trasformarla in una cosa bella, in una cosa mia che mi ha dato la possibilità di sperimentare, di creare la mia musica, di cambiare il rapporto che ho con la mia musica. È nata Rosa Cipria, direi non poco perché è stato uno dei progetti più importanti che abbia fatto ad oggi e soprattutto tutto continua a darmi, continua a permettermi di scrivere la mia musica. Non lo so dove mi porterà, però sicuramente è stato il primo passo verso qualcosa che sono sicura sarà grande e ci credo e mi fa bene. Quindi chissà, guardate sempre alla fine di qualcosa come la possibilità di un nuovo inizio. Mamma mia, ma tutta questa saggezza chi me l'ha data? Bene, queste sono le 5 cose che hanno cambiato la mia vita. Ci terrei a sapere qui sotto nei commenti se vi va di condividerle, quali sono le vostre 5 cose e magari appunto vediamo di far diventare questa tipologia di video qualcosa di, non lo so, con una cadenza. Bene, vediamo, vediamo cosa succede. Io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fin qui, di esservi iscritti al canale. Se non l'avete fatto è molto semplice, vi lascio qui un pallino dove fare clic e vi iscrivete in modo molto semplice, ovviamente se vi va, se vi fa piacere rimanere in connessione in questo modo tramite il magico mondo del web. E niente, noi ci vediamo presto.